Buon pomeriggio. Io non ce la faccio più, non so che cosa fare con questo cazzarola di webcam che fa quel cavolo che vuole. Beh, almeno cos'è che ti faceva diventare a te rossa? Sfrigola un po' di una mia impression. No, il problema è che qua sono sovraesposto, qua dietro mi dà un fastidio boia. Anche perché poi Dai, non sei così tanto solo. Compreremo un green screen. il green screen. E Green screen. poi anche il mini frigorifero. Esatto. Dentro Vedi che hai e capito. Hai capito. Mamma mia. No, sai qual è il problema? È che se la vuoi utilizzare con... ecco, Aspetta, siamo su. ma perché io la stavo utilizzando con... col programma... Ah, la stavo utilizzando col programma di Nvidia in realtà per il coso. Per via del background removal, ti ricordi che avevo messo quello là? Sì, ma non c'è oggi. Adesso no, non l'ho messo più perché ho visto che mi utilizzava il 40% della cosa. Mi utilizzava il 40% della scheda grafica. Quindi mi sono trattenuto. Ma se tu Perché in prendi beta è ancora in beta quella funzione. Se io provo. a spegnere la luce, cosa succede? La luce questa qua? Eh no, ma si comporta bene. Sì. Sì. Perché secondo me è stata studiata per essere utilizzata in luoghi un pochino più bui. Il problema è che non ha... Sei scuro in faccia. Certo. Sì, vabbè, ma potrei accendermi il faro e risolverei tutto. Secondo me, cioè, vabbè, il problema più grande è il range dinamico, che è quello che Vabbè, ho sempre una è. webcam, eh. Però si comporta meglio e comunque anche il colore della pelle è lo stesso, Sì, infatti è molto naturale, eh? E poi che mi vedi un po' scuro e anche un po' rossiccio è perché ho lo schermo qua davanti che mi illumina con un'altra luce, perché se metto già di qua, vedi? Sì, certo. Guarda il mio viso, vedi? Ecco, se mi Stavo dicendo. metto così forse sembro meno un camionista. Meno un camminista, ma è una cosa triste essere meno un camminista. Meglio essere più un camminista. C'è Assolutamente sì. I una cosa negativa. camionisti hanno queste cose proprio in contraddittivo, queste magliette rotate, queste Sì, non cose. so come tu faccia a stare con le cose E avevo invecchiate. caldo, è come avere una coperta addosso con questa maglietta, dobbiamo dirglielo a Manzano. Dell'uomo normalissimo. Cosa c'è di strano sta maglietta? Tiene tanto il caldo. Forse perché è nuova, ancora non è. Sì. Perché la mia comincia ad avere i buchi, quindi si allarga la trama, fa passare un po' d'aria. È la tua questa, Sì, non è la la mia. mia. Non c'è nessuno ancora. Parte questo. Cosa volevo? Ah, no, la prossima volta penso a modificare e a utilizzare l'altra webcam. Che palle, mi tocca cambiare tutto. Non c'ho proprio voglia. Quale Il altra webcam? programma della webcam originale, che quello mi permette di utilizzarla in modo più decente. Perché posso utilizzarla, diciamo, fissa, no? Senza, in primis tenere sempre lo stesso bilanciamento del bianco, poi anche potrei fermare anche l'esposizione, ma quella è un po' rischiosa perché
cambia tanto il coso, le condizioni di luce in questa stanza. Ciao Pix, stavamo parlando della web games un po' da soli. Va bene, allora cercheremo di essere ascoltabili. Erro. Aia, aia, vedi che non siamo mica su Rai 1 che facciamo queste battute col blackface magari, con lo yellow face. Oh, su via. Erro. Erro. Thank you. Thank you. Thank you. Ieri su Yakuza c'era uno che parlava un po' inglese. C'è strasbregare. Erro. Già si parte in quinta, ma la live non sarebbe nulla senza Kariakase. I centesimi che guadagniamo da questo canale li dobbiamo dividere anche con lei. Con lei, assolutamente sì. Porteremo un piccolissimo pacchettino di 5 centesimi. Tutte sta da passeggiando. Ma come? Ma veramente? Sei uscita? Ma non sei andata al Lago Film Fest ancora? Non ti senti pronta? Ma cosa volevo dire? No, per niente. Ok, neanche noi ci siamo andati. No, non è vero. Non c'è ma tempo. Come finisce tra l'altro? Chiediamo alla Coletti, la Coletti è sempre là. Chiediamo a Milano. Beh, sì, sì. Insieme, ovvio. Beh, sì, sì, certo. Possiamo andarci insieme una volta che siamo lì, possiamo raccattarti. Che stavi dicendo te? No, niente, volevo dire un po', ma mi sono completamente dimenticata. Ti sei dimenticata? Va bene, va bene, va bene. Penso mi farò un caffè. Anch'io, è che mi sono appena lavato i denti. Infatti io volevo farmi il caffè con le mani. Ma perché il caffè... bere il caffè dopo lavare, dopo essersi lavati i denti, mamma mia. Deca comunque il caffè, io sempre. Anche il pomeriggio. Io bevo un caffè normale alla mattina per iniziare la giornata. Poi il pomeriggio, sometimes, qualche volta, bevo il caffè Deca, però. Basta. E basta. Se non mi viene... A Batarea, come la Batarea chiama? Batarea si chiama? Sì, come la chiama mia nonna. Veramente? Sì. Batarea. A Batarea. Pensavo tipo... Boh, no, in effetti non avrei idea. Come si potrebbe mai chiamare? Bararare. Il batticuore sarebbero... Da tachicardia. Sì, grazie, amore, sì. Detto traslato... La Batarea. Il Doki Doki. Doki Doki, cos'è il Doki Doki? Non ho idea. Domani il vaccino. Che bello. Dai amore, sarà niente. No, ma io non ho paura. Okay. Ah, giapponese per il batticuore. Ma niente. Doki Doki. Non lo sapevo mica. Devo dirlo a mia nonna. Sicuramente Doki lo adotta. Dici? Sì. Ma Batarea chi sei che lo dice? Ivana o Osanna? No, oh, Ivana. Cioè, io l'ho sempre sentito da lei, che poi l'ho sentito da mia mamma. Ah, ok. Ce l'ho alle 12:24. Precise, non un minuto di sì, più. Sì, hanno dato il minuto non proprio. Un minuto di meno. Hanno dato proprio il minuto. E tu anche la Francia ce l'ha domani, vero? Mm-hmm. E tu Francia che ora? Più o meno lo stesso orario, se non sbaglio. E allora dai, troviamoci già 5 alto. Ma lei è da un'altra parte. Ah, iniziamo all'Anzenigo. Ma senti, ma... Dimmi, amore. Ma è una US diversa? È sempre la stessa? Penso che sia diversa. Sì? No, non dire il nome. No, certo. Insomma, no, dico, ho solo chiesto. No, rischia di scapparmi a me, perché ha... No, credo che sia diversa. Okay. Perché la nostra arriva fino alla 2. Però no, è uguale. Pensavo che arrivasse fino ad Asolo, escludendo dove abiti te, Franci. Ma è uguale allora. Anche noi, cioè anch'io sono 2.
Chissà che è la 1. Mi sono sempre chiesto che cavolo è la 1. È vero. Forse. No, forse sarà... no. La US 9 dovrebbe essere Verona. Come fai a sapere quello di Verona? È perché la tele la cambia. Le FIE, sì. Avevano... quando dovevano prenotarsi, ho guardato per loro. La 1 non ho idea. Però che figo essere la 1. La US 1 del Veneto. Io sono contenta di essere la 3, solo per il semplice fatto che 3 è un multiplo. 3 è un multiplo di 3. 3 che comunque appartiene alla classe dei 9. Alla classe dei 9. Mi immagino tutti i numeretti seduti sui banchetti. Madonna, ma che ridere! No, vi devo raccontare questa. Quando sono andata a fare il vaccino sabato, mi avevano dato. Fammi attaccare il coso. Parete. Opera. Dimmi. Story time. Comunque, mi avevano dato un numeretto e scritto a penna, cioè un tagliandino con un numeretto scritto a penna, e mi avevano mandato a sedermi. E io credevo che fosse il numero con la quale mi avrebbero chiamato, perché sembrava scritto 19, cioè un 1 molto grande, un 9 molto piccolo, e mi sembrava, ero convinta davvero, fosse scritto 19. Invece c'era scritto prima. Ho scritto a Ivan, super triste, perché io sono... Dai, questa storia... con questa cosa dei multipli di 9. E quindi... Ma 19 è un multiplo di 9? No. Oh. E quindi? E quindi... Perché eri emozionata? Non ero emozionata, ero triste, perché mi avevano dato il 19. Ah, eri triste? Ero triste, perché mi avevano dato il 19, e io ho detto, madonna, per un numero, mannaggia, no? Cioè, tra l'altro anche il mio numero preferito è il 18, ma ok. Vero, comunque, long story short, mi sono accorta, tipo... un numero prima, che in realtà il numero con la quale mi avrebbero chiamato sarebbe stato il numero scritto in alto stampato, in 50. Piccolo, che era il 50. Mi sono accorta al 49, quando hanno chiamato il 49, che io avrei avuto il 50. Se avessi aspettato il 19, non sarei più... Saresti ancora lì, secondo me. Avresti aiutato quelli della protezione civile a sbaraccare. Questo vi fa capire quanto ero completamente nel pallone. In realtà, appunto, sul tagliandino, come ha detto Ivan, c'era scritto prima, che corrispondeva alla prima dose. Va bene, ok. La Silvia. Il 19 mi porta sfiga. E io quando li sfioro così, tipo che mi danno il 17, il 19, oppure mi danno l'8, il 7 o il 10, dico, io non faccio più caso ai cosi, ai numeri. Io l'unica volta che faccio caso ai numeri è sempre con i volumi. Sì, col volume. Col volume sempre devono essere sempre pari. Mi sforzo a metterli in qualsiasi modo, ma alla fine li metto sempre pari. È da lì che ho cominciato a capire che da piccolo già soffrivo di manie ossessivo-compulsive molto, molto leggere. Molto in leggere. Che Italia c'era questa cosa? Ma molte persone. Col volume dell'audio. Sì, molte persone quello del volume. Ma è la più comune. È la più comune. Vabbè, una volta ne avevo molti di più, che dovevo mettere le cose sempre dritte. Ad esempio a scuola dovevo mettere sempre le cose dritte così, vedi? Così. Mm-hmm. Ancora adesso ce l'ho. Così. Adesso un po' mi è passato. Avevo tutte le cose dritte. Non potrei mai vedere tipo una bottiglia di Pepsi con il logo riverso dall'altra parte. Mm-hmm. Devo avercele sempre davanti. No. Mm-hmm. Io ho sempre pensato durante il Covid a tutte le persone che soffrono di OCD, quella là, di lavarsi le mani tante volte. È un lusso. Problema. Un lusso per loro. Non problema. Saranno messi tutti a ridere. Ah. Una congregazione di persone che si lavano le mani 3 volte al minuto. Certo, ma è come mia mamma che mi aveva già comprato il gellino per le mani all'epoca. Io ce l'avevo il gellino, sempre avuto. Quando ancora andavo a scuola alle superiori. Io salvietta e gellino ce l'ho sempre avuto, perché mi dà fastidio proprio l'idea. Forse è per questo che non ho mai preso una cosa tipo il coronavirus.
E il fatto anche che sì, che in realtà poi io Angelino ho smesso di usarlo perché in realtà mi ero documentata i piedi di sapone. Mi ero documentata e c'era scritto che appunto in realtà questi gellini spargevano i germi, non è che li abbattessero, no? Veramente. Cioè non è che ti... cioè la cosa migliore, lo sanno tutti, è sempre lavarsi le mani, certo. Però il gel in realtà cioè, uccide una percentuale di batteri molto piccola. Tu non penso che eri deficiente, cioè, che invece di lavarti le mani... Ma sì, scherzi. Allora, cioè... quello ti aiutava nei momenti in cui non potevi lavarti le mani. Certo, va bene. Però ho detto, ma allora si disparge, che senso ha? Cioè, meglio lavarti le mani. Allora vedi che mi stai dando ragione. Cosa vuol dire meglio lavarsi le mani? Se non puoi lavarti le mani, lo utilizzi, banana. Perché non sei gialla, ma sei una banana in piedi, però? I gelli rafforzano e li spargono. E vedi che mi dà ragione, Francesco. Sì. Ma il fatto, il trade-off è pensare ad oggi per quanto riguarda il coronavirus. Anche i vaccini continuano a rafforzare il virus, ma cosa fai? Pensi ad un futuro magari lontanissimo in cui tra 10-15 anni, o anche 5, che ne so, spero di no, facendo corona, il vaccino si possa mai trasformare, oppure pensi adesso di non far morire migliaia di persone al giorno? In realtà... che vuoi? Vuoi? A song I recommend to relax is Cuckoo Lover is a Day. Thank you, Tori Unknown. The song that you're hearing right now, it's from a game. And I'll show you. Let's see. Yes, I don't see. Oh, che palle OBS ogni volta. Why doesn't work? Perché non funziona? Che pazienza. Sì, Franci, ci sentiamo tra pochissimo. Niente, non funziona. Quando decide di non... no. Quando decide di non funzionare sto OBS, perché secondo me lo sto caricando troppa roba. Yeah, now it's working, I don't know why. I had to do something unconventional with OBS. So, I was saying that this is the game that you are hearing, the song that you are hearing, it's from this game. It's called Y2K, a postmodern RPG. And shortly we will play it. Just let me fix something. Yeah. Patty. Yeah, nice. Alrighty. Thank you, by the way, for the how do you say it? We are Italian, by the way. yeah, I don't know. The advice? I don't know. recommend! You wrote it. A song that I recommend. But we will listen it to it. Ma non parlo del Covid, parlo di tutti gli altri germi. Comunque entro in farmacia, torno a breve. Io volevo dire una cosa che hai detto sulla questione dei vaccini. In realtà...
più veloce ci vacciniamo, leggevo, meno permettiamo il virus di certo, di ma, mutare, ma il problema di più chiaramente ci vacciniamo. Il problema è vaccinarsi con tutto questo tempo. Sì, aspettare un mese e farsi la dose adesso e poi magari ci sono problemi, cioè, questo è il fatto. Il fatto anche della moltitudine di gente che ancora non si vaccina. E non si vaccina, cioè. E poi, perché prima avevano detto 15 giorni c'era la seconda dose, adesso siamo arrivati a più di un mese comunque. Tra l'altro hai sentito mia mamma cosa mi ha detto l'altro giorno? Che era Rachele, che l'ha fatto lo stesso giorno alla stessa ora mio, gli hanno dato il richiamo il 27. Appunto. E a me hanno dato il richiamo il 30. Il 30. Perché? Sì, sì. Ma cioè, allora sono precisi questi giorni o non sono precisi? Cioè, non... Fanno quando è che possono, Silvia. Vabbè, quindi mi lascia un po' perplessa la situazione. Già se pensi che se sono a posto devi aspettare comunque un mese. Io se fossi stato... Io non avrei permesso di far uscire le persone per bar, quello e l'altro, con una sola dose. Perché fai che peggio? Sì, è vero. Far uscire una persona con me con una sola dose... Lo dici con l'acquisto del Green Pass. Sì. È sbagliato. Sì, no, è vero, è vero. Anche sono... È sbagliatissimo. Però, boh, contenti loro... Fabio si lamenta. Perché è chiusa quella porta? Non lo so, io non sono mica andata in là. E quindi già c'è quella questione del mese. Più il fatto che ci sono persone con una sola dose che incontrano persone che non hanno neanche una dose, è un disastro. Questo è il fatto. Cioè? Se ci fossimo vaccinati tutte nel giro di un mese, sarebbe stata la cosa più giusta da fare. Mm-hmm. Ma figurati, stiamo andando avanti da chissà quanti mesi. Sì, più che altro questo è il problema di non rendere anche, secondo me, a mio avviso, il brevetto del vaccino libero. E that's all, folks. Sì, per carità, non aiuta. Di vista fai in modo che più case produttrici riescano a produrlo, lo rendi comunitario, lo rendi di dominio pubblico e di conseguenza tutti possono produrlo e non devi aspettare che arrivi il vaccino da qualcuno, no? Che arrivino i carichi di vaccino, ce l'hai in casa, quindi ne fai quanto ne vuoi. No, sì, senza dubbio. Chiaro, ovvio, qui in Italia c'è una carenza, oddio, adesso non lo so, bisognerebbe guardare le stime, però, di luoghi dove poterlo fare, no? Di laboratori dove poterlo fare, dove poterlo, come si dice, mettere? Storage. Stoccare, esatto. Quindi... a determinate temperature, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, certo è che il luogo dove mi hanno fatto il vaccino a me, che non c'era manco un po' d'aria condizionata, non so dove lo stessero tenendo, in frigorifero a pozzetto. Era nel frigorifero quello che si usa per andare a mare. Detto questo, ragazzuoli, piccolo break e ritorniamo prestix. Thank you.
no, non è tempo di Pepsi. È ancora tempo di acqua. È ancora tempo di acqua. No, siccome ho dovuto spippolare OBS per mettere il gioco, sto risistemando il coso, l'interfaccia. Perché tu non hai idea di quanto sia fastidioso utilizzare due monitor di due dimensioni, di due risoluzioni diverse. È una cosa fastidiosissima, almeno con Windows. Ecco, arriva un gatto che conosco che si lamenta. Cosa c'è, Selma? Ed entra in cucina. Ciao, Selma. Ma eccoci qui. Pepis time, it's not. Oh, che palle, ma si aveva appena sistemato, ma è possibile? Madonna mia, che rottura OBS, che rottura. Adesso tutti dicono, ma perché non ottimizzi quest'altra cosa? Ma perché non ottimizzi StreamMix? Perché non utilizzi Spruce Bricks? Perché non utilizzi Spruce Bricks? No, non ce la faccio più io. O mi compro un altro monitor 1080 o mi prendo un altro da 4K, con soldi che comunque non ho. Quindi è inutile. Inutile. Cosa? Selma è annoiata. Come è annoiata Selma? E cosa vorrebbe fare? Ah, vuole giocare. Oh, che dolce. Piccola baby. Calciala, ma come calciala? Non ci hai mai fatto caso che non ha dei piedini, Selma? Come, cosa vuol dire? Vuol dire, vuol dire. Alleluia, ci siamo. Finally. Calmo, controller. Adesso siamo da 30 minuti già live. Loddgame. Allora siamo. Ma come fa a essere così? Sono uguali questi due salvataggi. Scary. Possibile. Oh yes, mi ricordo, dovevamo fare quella roba lì. Quella roba lì. Perché non la sblocchi? Avevamo sconfitto tutti. Ah, no, forse ne manca uno. Eirui, bellissimo come attacco. Dovevamo sconfiggere ancora questo verde, ma non l'avevamo già fatto. Scusate, fatemi controllare una cosa. Ero convinto che l'avessimo fatto. Exit. Ah no, non è quell'exit. È quit game che devo fare. Mi ricordavo benissimo che avessi di aver sconfitto tutti. È uguale. Ma adesso sì. Allora l'avevamo sconfitto. Questo gioco è pieno di bugoni pericolosissimi.
Ma veramente pericolosi. Oh, Rory, you are so wrong. So wrong. Can't you see her too? That's my sister. That's Carrie. What? Oh shit! It's an entity! We need to get the hell out of here! Uno di quei così grandissimi. Yes, scary. Sono super bodendi. Speriamo. Carrie, I brought some friends. This is Alex, Michael and Bella. They're gonna help us. Rory, that isn't your sister. It's Pat. Shut up. That's Carrie. Can't you feel it? It's so familiar. I can prove it. She understands what I'm feeling, what I'm thinking. I've never been this Rory, close to stai anyone. bene? Trust me, it's her. Sapevo che ti avresti Rory, iniziato a cantare quella canzone. Rory, that's you. È vero che è lui stesso. Non è tua sorella. Guarda, i capelli sono biondi. Your spirit, your consciousness. How can that be? I'm right here. Bella, what the hell is going on? You need to explain this. Rory, what really happened to your sister? Something about your story doesn't add up. Let me hear the truth. Rory, please. I'm here to help you. Did your sister really vanish? Cos'è successo, Rory, tua sorella? She jumped off the overpass. Pazzarola. Povero Rory. That's terrible. Why did she do it? What the hell kind of question is that? Infatti. Those bastards at school. Stupid shitty girls always ragging on her, going out of their way to make her feel bad, picking on her for being my sister. Ugh! This is all my fault. It's all because of me, because of what I'm like. You know? How did you find this place, Rory? When did you first see your soul survivor? It was 2 weeks after she died. I found her things. I came down there thinking she fell down or something. I don't know. And then I thought about dying too. I wanted to die. I needed to get away from this world. I needed to find her. But you knew she was dead, didn't you? Of course. But I... It's okay. You can tell me. I'm not judging anything you say here. Tell me all of it. I surrendered myself to the ether, to the realm outside of this one. You know what I'm talking about, don't you, Bella? I do. Go on. What happened when you left your body? I didn't get far. I separated from my physical form, and then I saw my body and my sister, which you say is me. Did you leave the Earth? I was so close. I was so far away. And then I saw it. The soul survivor. The entity. Whatever the hell you called it. Era testing. Rory, please listen to me carefully. You left your body when you surrendered yourself to your misery. You abandoned this physical form. And your soul was about to enter the soul space. But what you saw was not your sister. That soul over there is not hers. It is yours. I've traveled the soul space, and I understand what I am seeing when I look at the entities. I see the marks of your soul, and I can tell you that that is another you. Somewhere out there in the soul space, this you left his world and stumbled on yours. That's you from another plane. It's likely it was experiencing the same suffering as you. What? I don't understand. Bella, can you please explain what's going on here? Pain is inevitable. Suffering is optional. I understand what you were feeling. Bella questa This bella. Depression is unbearable. I can't take it anymore.
The depression pain part is an unavoidable reality. But whether or not you can overcome it is up to you. You decide if you're going to keep going. Your sister is gone. There's no changing that. But traveling the soul space is incredibly dangerous, and if you're not careful, you'll end up like him. You can't help but feel the pain, but you can get through the suffering. That will go away. Look, I know it's easy for me to say. You're not the one whose sister is dead. But you have to understand that I am telling you the true reality of the situation. You're playing with some otherworldly dangers here. Oh God. Alex non sta capendo niente. Oh no, l'alpaca ha durato. Oddio, che paura, l'alpaca ha durato con le ali. Musicone sì. Attento Alex, ha una spadona. Che voce. No matter, as I have time and time again, I will remove your illicit presences. Soul traveler, I sentence you to soul death. You will reside in this reality no more. Attivo il Golden Alpaca. Oh no, Alex. È certo che ha la voce sexy questo alpaca, figurati. È lo stesso di Crow, secondo me. Oh no, Alex. Dici che è giapponese? And it is also disappointing. Reality after reality, I find a similar scenario. Children playing a game. E dai, alpaca, ti stai ripetendo. As I have time and time again, I will remove your illicit presences. Starting with you. The paralleled one. Interesting. You shouldn't be here either, chance. Anime giappo. Mi fido. Non sono abbastanza abituato ai nuovi anime giapponesi. You don't belong. Perhaps the similarities between this scenario and the others. Che belle ciglia. Only surface level. Soul traveler, I sentence you to soul death. You will reside in this reality no more. Oh, questo alpaca. Oh no, entità. Tagliato in due. Oh no. Oh no. Mai visto un alpaca così arrabbiato? And now you. How will you justify your continued existence? Non ho fatto niente. Stavo solo a giocare. Oddio. Alpaca Pierce. Figa la canzone.
fighissima la canzone. Assolutamente sì. Ma dov'è la vita dell'alpaca? Area là. Oh no, che è successo? Un pianoforte. Oh no, resiste la roba mia, gli attacchi di Alex. Dobbiamo cercare che altri giochi hanno fatto questi mattacchioni. Sono proprio curioso. Weakness con Bella, ottimo. Bella! Non capisco cos'è sto warning. Oh no, sto il Survivor A è potentissimo, lo so io. Però devo continuare ad attaccare l'altro. Chi sta attaccando? Ah, Michael. Vediamo che skills ha. Mugshot, Glamour Shot. Facciamo questo. Attacchiamo tutti e due. Flash. Oh no! Soul Survivor, immortale. Chi era Alex che non faceva un grande attacco? Utilizziamo... Utilizziamo Panda, va. Sarebbe da cercare anche che ha lavorato... Sì, assolutamente. Assolutamente sì. Resisti, Panda. Golden Alpaca, sì. No, good. Skill hai? Protest, fight for what you believe in. Chance of lowering an enemy's luck. Poi proviamo a fare lo stesso. Not my America. Not in my America. Grazie Panda. You're an ignorant construct. You're an ignorant construct. You're an ignorant construct. Glamour shot, a bad photo. Beat down. Insulti spietatissimi, madonna. Allora Alex, cura Michael, che ne so, fai qualcosa. E sono a Smooth Jazz o LP Toes. Proviamo Smooth Jazz, ma non è abbastanza PP. Un milkshake a Michael. Bella che è potente invece. Possiamo fare beat down, recover oppure banish. Chissà se posso fare banish sul Soul Survivor. Vediamo, facciamo un banish a Soul Survivor. Ah, è difficilissimo ogni volta. Yes. Get out of this reality. Yes. L'undicesimo floor. Attenzione, che è successo? Proteggiamoli. Oh no, neanche il tempo.
No, Panda non ce la fa più. Allora, Alex potrebbe attaccare. Non farà molti danni, ma vabbè. Meglio di niente. Potrei fare un altro banish. Calmati, controller. Get out of my reality! Grazie, bella. Il 16° piano. Hungry, eat the rich. Hungry, eat the rich. Did not like. Ignorant construct. Oh no. Oddio mio, ho paura che Rolly ci lascia la pelle adesso. Dannazione. Dov'è Rolly? Utilizziamo un item poi con... Cazzarola, Michael è quasi andato. Oh no, si è buggato tutto. Che succede? Si è sbuggato. Flash. Allora, utilizziamo un item su Michael, perché è lui che tra un po' ci lascia la penna. Bella, tu che sei Bodend. Perfect. Allora, item. Burger. Bella no. Facciamo Rory, dai. No, un altro. Due balle. Di danni. Allora, Alex, tu, dato che non servi a niente, ti devi prendere i PP. Questo HP, PP, Birch Beer. A Michael. No, Alex, esatto. Nice. Li possiamo utilizzare dopo Panda. Banish, Recover o Beatdown? Alex si farà l'infermiera, dato che i suoi attacchi non fanno più niente. Andiamo con Beatdown a quanto riesco a togliergli al Golden Alpaca. Ah! 30, mica male. Allora, tu pacificaci tutti. Look out for number one. Oh no, poetic skills. Grazie, Rory. Aia, sta aumentando il warning, non so che cosa voglia dire. No beatdown che con lui va. A 7, così poco. Allora, continua a fare l'infermiera, Michael, però stavolta con Panda. Perché a metà della vita Panda adesso? Non capisco.
sì, mi sa che la prossima volta devo assolutamente fare Banish, perché mi fa paura quel warning. Allora, dato che ci sta proteggendo Panda, il pacifismo non ci serve, quello di Rory, quindi possiamo fare, Protest. Oh, anzi, andiamo da mangiare a Michael. Michael? Ah, non abbiamo tutti sti gran items, cazzarola. La pizza gliela diamo a Michael. Vabbè, meglio di niente. Beh, dai. E dai, è questo Soul Survivor. Used a karate stance or something. 22 di danni. Allora, Alex, tu adesso fai sempre l'infermierina, esatto. Qualcosa che ripristini, esatto, la Caesar Salad. Possiamo utilizzare, anzi, ricarichiamo solo i PP di qualcosa, tipo ricarichiamo, no, i PP di Michael per utilizzare dopo anche Panda. No, di Alex, vuol dire. Esatto. Adesso Vella deve assolutamente assorbire quella roba là. Banish. Banish Oxy Action. Get the hell out of here! Un po' new yorkese. Via. Perché è così lenta l'entità? Ok. Almeno l'abbiamo banisciato al 18° piano. Ma io posso mettere pausa un secondo? Smacchiatrice di anime. Esatto. Arrivo. Allora, con Rory che possiamo fare? Perché tra un po' Panda scadrà. Utilizziamo pacifismo. Se faccio pacifismo, secondo me mi accappottano Rory. Perché ha 11 di HP. 10%. Le facciamo questo. No, vabbè, non ce ne sarebbe bisogno. Medicine cosa fa? You're now in Asia. Un burger a Rory. Anche se a quanto ho capito sì. A quanto ho capito sì. Che immagino poi non possa salire di livello, tipo. Tipo quel. Meno male che c'è Panda, madonna. Io non construct, mi vorrei sempre sbregare. Quindi sì, penso che poi tipo in quei piani non potrò salire di livello. Sparo. Allora, Michael faceva un po' di danni, esatto. Fatto
14, così poco, però aveva fatto 20, tipo. Allora, Mai, Ilex, Michael, lo stavo chiamando, usa Panda, va? No! Ma Panda non... Cioè... Quando chiamo Panda ha la stessa vita, quella stessa poca vita con cui se n'è andato, cazzarola. Oh, beatdown, va? Nice, 30. Invece di pacifismo possiamo provare a fare protest. Boh, vediamo che succede. Non so che cosa succede se si abbassa la fortuna. Stanno a fare una gem. Può essere. Fatelo straridere che Rory è vegetariano, gli ho dato da mangiare un coso. Oh no, un burger. Povero Panda. Cazzarola, l'ho sbagliata tantissimo questa. Ho solo 5 di vita adesso. Allora, Michael attacca con beatdown, vediamo se riesce a fare un po' più di danno. 14, adesso ne fa 26, bene, 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 26. Ma dobbiamo assolutamente dare da mangiare al povero Rory con un BLT sandwich di bene in peggio, di male in peggio. Nice. Ok, con la vita allora siamo abbastanza a posto. Bella assolutamente beatdown. Yes. Poi dobbiamo ricaricare anche il PP di Bella. Magnetasi. Errori magnetasi. Allora, utilizziamo... sì, pacifismo. Look out for number one. Sarò sbagliata di pochissimo. Ma perché le sto sbagliando tutte? Allora, attacchiamo con Michael, sì. Per ridere il rullino non logico. Allora, lui c'è la digitale in macchina però. 17, poteva essere meglio. Allora, Bella assolutamente abbiamo bisogno di qualcosa che ricarica sia PP che HP. PP e HP cosa lo ricarica? Questo, il burger. Ah, Caesar Salad, nice. Bella, dove sei? Quella qua, Bella. Nice. Attacca con un beatdown. Poi ce la possiamo fare. Pacifismo, sì. Bella. Oh no. Che doballe. Che boss battle epica. Quando muore? Allora io attacco a sto punto anche con lui. Nove di danni. E Bella fa un altro beatdown, ora abbiamo... appautato in teoria la giacchina di Alpha Cap dorato piumato. Yes, speriamo ce la diano. Ma mi chiedo quanto duri sto gioco, tra l'altro, perché mi ricordo che la mappa era enorme, tra l'altro. Beccati questo. Did I not see it? It
was already broken. Belli capelli. Sembra quando glitchano i capelli sul motore Unity. Ma Alex non sta capendo niente. Povero Alex. I've been sitting here for 30 minutes while you and Rory talked in riddles and ignored my questions. Mi piace che Michael non ha fatto nessuna domanda. Zero domande in tutto questo. What is a soul survivor? Grazie, grazie Alex. Stai lavorando, Silvia? Sì. Cosa stai facendo? Fate gli Nagamomilla. Il chinottino più piccolo del mondo. Devo dire a mia madre di smettere di comprare i chinotti in plastica. Perché ci sono anche in lattina. Ah, è liscio. Ah, non è frizzante. Com'è possibile che non è più frizzante? Abbiamo aperto ieri. Ah, non si butta niente, non si butta niente. Ricordatelo, Ivan. Ah, schifo. Spiegateci cosa sono i Soul Survivor. Calm down, Alex. I'll explain it now. I haven't been intentionally leaving you in the dark, so don't act like I'm some anime character. Avevi ragione. Accade. Fine, just this is too much. Deep breaths, Alex. Michael's taking this better than you are. By now you. Sì, infatti Michael è tranquillissimo. That what I am going to tell you isn't a lie. Sto bevendo tè in plastica riciclata al 30%. Il tè fatto di plastica? Deve essere buono. Come si fa a fare il tè di plastica riciclata al 30%? I get it. Spit it out already, Vella. What you just saw was a soul survivor or an entity. Both names are acceptable. These beings are a visual representation of a soul that has escaped from its body. You see, it is entirely possible for a human being to separate their soul from their body. Insomma, sono dei fantasmi. Leave behind your physical form, and more often, you can't retrieve it. The separation of mind, or soul, if you will, from the body, can only be achieved by accepting an existence of a non-physical nature. Wow, questa è complicata. In bottiglia di plastica riciclata al 30%. Ah, è la bottiglia riciclata, non il tè riciclato, ok. You leave behind your... Sto scherzando comunque. Sto prendendo in giro. Your physical form and more often you can retrieve it. The separation of mind and soul will for... Io non ho capito. Questa vediamo se è riciclata. La filiera è controllata. Quello è sicuro. Perché dovrei contattare la San Pellegrino? Che gli dovrei dire? Contattiamoli. Un giorno ne contatteremo in live. No, non c'è scritto niente. Boh, io preferisco le lattine. Oggi abbiamo bevuto una birretta dopo tanto tempo. Che veniva da Boulder, Colorado. Una birra, ma così buona, ma così buona. Non l'assaggiavo da quella volta che ho bevuto una IPA della Tocca al Matto. In zona Cesarini. Questa si chiama Every IPA, I-A-I-U, no, IPA, no, Every IPA, buonissima. A human usually stumbles on this facet of reality after undergoing a transformation of a grave nature. In Rory's case,
It was the loss of his sister that pushed him towards exchanging his physical nature for a metaphysical one. Okay. This is where things are about to get strange, so please bear with me. Okay, ce la posso fare. Our souls do not belong to ourselves, in the traditional sense of the word belong. Okay. Our souls are shared by otherworldly versions of you, me, and everyone else. There is an Alex out there, in another world, who has the same soul but different life experiences. A soul survivor is a soul that has left his physical form, as well as his reality, and entered into a world where a physical version of his or her soul already exists. Normally, when you abandon your physical form, you become an omnipotent entity who exists just in their own reality. You can't return to your body once you've left it behind. Soul survivors are souls whose realities have been destroyed, and they manage to leave their reality in hope of finding a physical form. So that being right there is Rory, a different Rory, one whose reality was destroyed, and he's attempted to find a physical reality to exist in. But how do you know all this? Because I have left my physical body, surfed, and explored the soul space, and come to understand the nature of the universe. But you have a physical form. How did you return to your body when you say it isn't possible? This is not my reality, Alex. There was another me here, and she left. I was able to take her physical space because her soul had already left this world. And? Soul server. What is the soul space? The soul space is... How do I explain this? Okay. Imagine a ring. In this ring is a series of worlds. When one world is destroyed, the soul space shrinks and the ring gets smaller. When a soul leaves their location in the soul space, another soul of the same origin, like another me, can take its place and regain physical form. This is crazy. How did you figure all this out? That's personal. Look, what leads people to find the soul space is different for each person, and I'm not going to share that with you. This is all fine and shit, but it doesn't bring my sister back. Soul space, minds, realities, all that shit. Who even cares? Povero Rory. It's okay. Take a deep breath with me. Cut it with the deep breaths. This isn't okay. Let's get out of this sewer. I can explain this better in the fresh air. Oh no. The switch. We hear a faint electrical crackling, and a hint of life crosses behind the eyes of the sleeping figure. But as soon as it appears, it fades imperceptibly to a flicker. We confer on our thoughts on the machine and decide that there is activity inside of its circuits. We refrain from referring to it as alive, as logic and science dictate that this is only an emulation of life. This creature has no feelings, no desires, no wants. Alex, ti sei ripreso? The mood was strangely languid and serene. Fella's words buzzed in my ears, like a bee hovering around my head. It was waiting to sting, waiting to have its full impact. From my bedroom window, you could see blooming green leaves of summer popping up here and there on the rolling suburban hills, their branches reaching up to the sky like magic ropes. I hadn't spoken with Michael, Vella, or Rory in almost 8 days. Madonna mia. Michael was stuck in his house, pretending to study for finals. And taking her cue from the other women in my life, Vella vanished. I had gone to the Franken Arcade hoping to see her each day, but she wasn't around. Scommetti che è un esperimento per contenere un'anima di quell'androide. Potrebbe essere. L'ultima volta non hai sbagliato con Press Any Button, quindi lascio fare te le prediction. I spoke with her manager, a Korean man, about Vella and Sammy, but he offered very little information. She said she needed to take some time off, so I gave it to her. Lots of help, thank you. See you later, jackass. I hadn't spoken with Rory since that night either. As soon as we got out, Vella went into depth on her soul survivors and metaphysics. Then he ran off saying he needed to clear his head.
Shit. Okay, so listen up. Since a soul survivor has spent a lot of time down here, it's likely we're going to find some very strange things. Let's call them, breaks in reality. You may have seen some before, so relax. Don't freak out if you see them. Our goal is to get outside where we can talk safely. Dots. Madonna, abbiamo $600, dobbiamo fare scorte di items. Come che ci facciamo con tutti sti soldi? Vediamo se andiamo al Mind Dungeon, che succede. Vediamo un po'. All'11° piano ci dovrebbe essere uno di quelli, no? Se ricordo bene. Esatto. Sì, ti blocca un cosino. Ti blocca un punto. Non un intero coso. Sì, anche il 18. Non tutto il piano, ma soltanto una porta. Ma vabbè, dai, ci sta. Feedback. Vediamo che succede. Urge Entity. E come si fa? Ah, così, va bene, dai. Pensavo peggio. Però dovrei fare lo stesso. Cazzaro, l'ho perso, porco Giuda. Adesso non mi fa più cliccare. Cazzarola. Merdaccia, come ho fatto a perdere? Con Bella non ho mai sbagliato. Farei un load, ma non ho voglia. Perdere tempo. Allora, status. Alex, possiamo aumentare come al solito la forza e la difesa, sì. Facciamo forza. E difesa. Li puoi levare magari con un deodorante per anime. Sì, infatti, super carina come idea. What? Megoyoni 500, boia. L'ho trovato a caso quel posto, cioè quel coso lì. Non l'avevo neanche visto. Lo schermo con la luminosità bassa non l'avevo proprio visto. Posso salire la scala oppure entrare nella porta? Boh, entriamo nella porta.
guardo anche sull'altro schermo un caso. Interact? Posso saltare, ok. Prepariamoci. Dai. Da lì, dove sei? Eccoti qua. Oh no. How many times will I die? La telecamera lo segue adesso. I'm so close to getting out. I'm almost there. Hey, Golden Alpaca. Prossima volta non ci attaccare più, però. Ha dato fastidio questa cosa. The exit should be here. Somewhere. Andiamo sta porta. What? Di cosa c'è invece? Oh. Così. Madonna, quanti sono? Sono tantissimi. Devo fare run. Mi pare non si può. I said no anchovies. Niente, sto minigioco ancora non so fare. Ma che attacco! Look out for number one. Righteous. Mare. Per alle 18 e oh, vabbè, 10 minuti. I said no anchovies. Per 10 minuti. Grazie. Sono... Sta canzone mi dà un cioè, boh. Mi fa ansia, non so perché. Bella è quasi KO, tra l'altro. Come mai? Proviamo ad attaccare Samurai Rat. Vella
a lui va. Questa canzoncina durante una lotta mi sbaglio sempre. Meno male che c'è Rory. Dodge. Un pezzo di pizza, maledetto. Dove la teneva quella pizza, tra l'altro? Finalmente. Nel guscio. In effetti. Non avresti tutte le torti. Allora provo a tornare indietro perché secondo me era la... questa è la strada per uscire. Vediamo cosa c'entrava, cos'era quel coso là, quel bottone. Oddio. Che cazzo? Un shop. Cos'è? Io non posso andare lì. Ah, posso uscire. What? Questa storia. C'è sto posto. Oh no. Did I not see it? Silenzio. Il suono dell'erba. Ok, tutto qua. Non c'è altro da fare? Giusto, guardiamo l'int. Find a way, dice soltanto di trovare un posto per andare via da sto posto. Cioè, un modo per uscire via, per andare fuori dal posto, insomma. Buh. Ah, però ci sono... c'era anche quello blu, forse. Il coso grigio? Ah, il coso grigio è quello giù in basso. Adesso lo guardiamo. Non diceva niente di che, comunque. Quello blu però non sono... Beh, questo mi fa fare questa roba qui. Silver. Ma non mi fa muovere niente. Pensavo fosse tipo uno store. Ce n'è uno là in fondo, blu,
che non so come raggiungere. Puoi acquisire Alpaca. E come faccio? Secondo me devo andare dall'altra parte. E basta. Quel coso blu non so come raggiungerlo, ma vabbè. I bottoni li ho visti, sono tutti questi. Non ce ne altri. Boo. Tutti uguali. Sono tutti uguali. Sono sti cubetti. Boh, Bella ci aveva detto che... Ah, è una scacchiera. Con Bella Regina. Bella ci aveva detto di non star a far caso a certe cose. Forse questo o quello silver. Vediamo. BPA. VHS. Vabbè, cominciano ad esserci un po' di cose nonsense. Quindi sono bloccato. Dove dovrei andare? What? Cosa dovrei fare? Stiamo scherzando, sono bloccato, non ho altro. Come cazzo, Rola? Sto pensando Panda, devo utilizzare Panda da lì. Ma non ne ho idea. Non capisco. Sono tutti uguali, sono tutti uguali. C'erano altri posti sopra, altre cose. C'era un tubo blu in quella stanza lì. Interagisci. Questi cosi non è che dici li puoi prendere in un modo e in un altro, ti teletrasportano semplicemente. Ah, io vedo tipo un tubo verde, uno rosso e uno blu. Ma nient'altro. Ah! Ma no, era un chest. Ma vaffan 13. Oddio, ci penso un attimo. Arrivo. Non ci siamo? Sì, eccoci.
Vai dal coso grigio ora che hai trovato il silver. Esatto, esatto. Ci ho pensato anch'io. Adesso una brava giavola, baby. Chissà che cosa devo fare con quel silver. E chissà se ce n'era, se c'era del silver anche dall'altra parte. Adesso andiamo a controllare. Mi vado a prendere una Pepsi decente, perché sto chinotto veramente è indecente. Anzi no, ho optato per l'acqua. Allora. Madonna, quante bottiglie che ho. Un pieno di bottiglie. Ok, allora io andrei a controllare se trovo dell'altro silver anche dall'altra parte, quasi quasi, anzi no dai, facciamo soltanto sto giro qui, dai. Vediamo il coso grigio, punto e basta, cosa vuole. Silver! Mi ha dato il coso per salvare. Un dischetto. Ah, non mi ricordavo che fossero così le VHS. E allora a posto, dobbiamo portare solo la VHS di là. E te pia sta VHS, va? Così magari ci dà lo sconto per il golden. VHS, VHS. Niente. Quindi mi posso sedere sul trono adesso. Mi posso prendere completamente la poltrona, in che senso? Aveva la mano compenetrata nella sedia e prima che si sedesse si è visto lo stacco di Alex che si metteva in posizione di seduta. Se vado a destra che succede invece? È uguale. Sembra Yu-Gi-Oh! Qualcosa alla Yu-Gi-Oh! Salve. Lei chi è? The fourth entity. I'm unclean. I am unkind. I am a mortal fool who fell to the promises of immortality by means of the woman. Truly though, it was the draw of the immorality that put me in, and now he hates me. Kill me. Kill me, Billy! A che puntata sei arrivata di The Office? Io oggi sono arrivato alla puntata di quando Michael si propone a quella dell'agenzia immobiliare. Che tra l'altro, fun fact, tu sai chi è quella dell'agenzia immobiliare? Motis Machiavella. Machiavella. Do you know about suffering? No? Well, you'll learn quickly in this place. I don't even remember why I decided to come.
They say it's impossible to suffer without making someone pay for it. Every complaint already contains revenge. Why are you here then? You want to know suffering? Why are we here just to suffer? Sometimes I can't believe in him even though he's floating right there. My brother said that God used to be a lot more active, that he would help with our suffering. But now just look at the fourth entity. It's so sad that we can help him. It's only our prayers will be answered by its suffering. Hai finito tutto The Office? Veramente, hai finito tutto The Office? Tutto? Tutto tutto? Cos'era una settimana fa che eri arrivata? Boh. Complimenti. Beh, spero ti sia piaciuto, insomma. Si è aperta una porta, vediamo se parlo gli altri. Assurdo, veramente. Comunque, sai chi è nella vita reale quella dell'agenzia immobiliare? Come si chiama? Genno, tipo. The most depressing thing about depression is how depressing it... Fa piacere, mi fa piacere. Is to be around kids who are depressed. Seriously, you are a kid, cheer up, Alex. You'll never know how hard it is to be an adult, because you'll be dead. What? Aha, I don't know why I said it. Oddio, mamma mia. Con lui posso parlare? Sì. I don't know what we're going to do, I possibly can help him, no matter how hard he try, we can make him happy. I know it's selfish, but the real reason I'm sad is if we don't make him happy, then we'll be never happy. We'll never be happy. Who? The Infinite Spirit. The what? Master. I don't follow. God. Well, God is dead. Oh, he's right there. Can't you see him? Can't you see him? Insomma, quella dell'agenzia è in realtà la vera moglie di Michael Scott. È sua moglie. È recitato che fa la parte, fa una parte come una di quelle che lo lascia. Vero Silvia? Che Jen, quella dell'agenzia su The Office, è la vera moglie. Carol. Carol, scusa, no? Carol. Carol. Sì, è la moglie di Steve Carell nella vita reale. Esatto. La bionda lì. Quarta identità, cosa fai? Non mi segui? No, non mi segui. Non posso parlare con lui, però. Alleluia. Ce l'abbiamo fatta. She really is gone, isn't she? What the hell am I going to do? You guys realize how messed up all this is? My 12-year-old sister killed herself. She died right here. Right where we're standing. Yeah. Cool it with that. No one cares about your sister right now. We almost just died ourselves. Stronzo che sei, Alex. Alex, what is wrong with you? How can you be so selfish? You're an asshole, Alex. I thought you came to help me. Yeah, back when you didn't lie to us. Ero al cospetto di Dio, esatto. Niente, sto parlando con Francis. You realize you've been leading us on this whole time about your sister? You acted like this was connected to Sammy. I... Both of you, try and calm down. Alex, leave Rory alone. That's uncalled for. And Rory, breathe with me. In, out. Yeah, just like that. Parecchio una merda, esatto. Ah,
Allora, adesso c'è, ci sono i due troni. Alex che mi segue, tutti i cubetti che non posso farci niente. Parla con te stesso, Alex, va. Vergognoso essere umano. Why did you just say that to Rory? Appunto. Oddio. Masticanti che ci sono. The Alex I know would have never acted this way. Man, school really changed you. Eh sì, certo, il problema è a scuola. It wasn't school that changed you. Just think about it, dude. Yeah, why are you being such a dick, Alex? Seriously, man, keep it together. Yeah. Mi piace sta ramanzina che sta ricevendo Alex. I know you got scared because we almost died down there, but can't you see that Rory is hurt? His sister freaking killed herself. I don't get you, dude. You know full well that you're overreacting, but you just won't back down. Will it kill you to say you're sorry? Seriously? Just say you're sorry. Esatto. You know, you're really gonna regret this once that hot head of yours has cooled it. Bella's not ever gonna go on a date with you, and Michael's gonna find better friends in college. Farebbe bene. Seriously, just stop being such a loser. I think Bella thinks you're a stuck-up rich kid who's never known real-world problems in his life. I think the same thing, actually. Okay, so now you're going back to reality. Are you ready to back down? I want to say I'm sorry. I don't know if I can. There's always time to say you're sorry, right? Yeah, sempre. How do you expect me to remain calm with all this crazy shit going on around us? Just because you're cool with soul survivors and astral projection or whatever the hell you've been on about, doesn't mean everyone else is! Alex! Shut up! Stop it! This isn't all Grazie, about Michael. You, you know! I... Fine. Whatever. You said that this isn't about Sammy, but don't you think there is a connection? Don't you realize Sammy was probably taken by one of those soul creeps? No, that's not right. That isn't how this works. Soul survivors wouldn't take someone like that. They have no interest in such things. They've transcended things like kidnapping or anger or any other motivation for that. Transcending? What does that even mean? They see the universe for what it is. They see how temporary our worldly wants and desires are. There is nothing they can gain from taking a living being. It's likely that Sammy herself has simply left this reality. Left? Left the reality? You think she left her body or whatever? Then you obviously weren't listening when I said she was taken by two of those soul survivors. You weren't there when she was screaming for them not to take her again. Okay, give me a second to think. I'm sure I can explain it. Look, guys, I'll see you around. This is seriously the last time I hang out with people I met on the internet. Povero Rory. Wait! Come back! Rory! Great, Alex. Now look what you did! Hey, this isn't my fault! Don't blame that on me. He's the one who lied to us. Dude! He was obviously just hurting. Just needed someone to reach out to. Could you have said exactly what was going on? Even hiding behind a computer. You can't help but think what people think of you. Alex, you need to clear your head. Michael, you go back home with Alex. I'm gonna go figure some things out. I'll be in touch when I do. In the meantime, try not to be such a jerk to your friends. Hey, that kid isn't my friend. Cool it, man. You're missing the point. Chapter 3. Reluctant Apology Tour.
Ma azzeccato, ce l'ho fatta a resistere con la sigaretta. Ok. Spero di sì. Maybe I blew up at Rory. Maybe he didn't deserve that abuse. I'll admit that much. I was scared. Se in caso rifaccio altri 10 minuti senza. I didn't handle it very well. First I met Sammy, then I lost Sammy. Then I met Rory, who had lost Carrie. For a moment I considered saying that we were alike, but I often have to remind myself that I didn't really know Sammy. We met only once, but still, I can't get her off my mind. Okay, so what's troubling you, Alex? How could you tell something's troubling me? You're making your I'm thinking face. Mainly, I'm thinking about what Vela said. About detaching your soul from your body or whatever. She seemed convinced that Sammy had done that. But somehow, that just feels wrong. Sammy was taken by something. She struggled and then she tried to fight them off. It doesn't seem like she willed her mind to separate from her body. I don't know, it's just... Ever since then, I've just had this terrible dark gloom following me. No matter what I do, I can't shake this feeling. I just feel like all my focus has been on the wrong thing all this time. I feel like Michael's excitement over finding the sole survivors made me forget about finding Sammy. That pisses me off. We should be out there looking for her. Where do you think you'd look for her? Do you really even know anything about her? I don't know. Maybe I'll... La mamma di Alex. We'll resume this conversation later. Forse finalmente la incontreremo. Ho dimenticato di sta roba. Finito di rubare i soldi Alex alla mamma. Ah, quindi non ha più il padre, appunto. Sua madre. Questa sarebbe sua madre. Veramente. Vediamo. Hey, what's up? You look different. Perché secondo me sono piercing quelli. Comunque Selma era rimasta con la lingua di fuori così. E ci guardava. Did you get taller? Always getting taller. I don't know, Mom. How was work? Terrible. I've slept at the office for the past few weeks. I smell, I need a shower, and I don't even work in fast food anymore. How's the project coming? Everything done? Yeah, it's done. Alex, would you mind sitting down for a bit? I need to talk to you about something serious. What's wrong? Alex, it's... Well, basically, they let everyone go at work. They fired everyone in my department. So, looks like I'm out of work for a while. Holy crap, can they do that? Weren't you, like, the project lead? How can they fire you when you're the boss?
Well, everyone has a boss, Alex. But it's going to be okay. Just things are going to be tight for a while. But don't we have savings? Like, you have money, right? Yeah, I have a bit. I spent most of it on your last semester. But I had a college fund! That should have been separate from your unemployment fund! Well, Alex, it was! But I had budgeted for you and your sister to spend only 4 years at college! You graduated in 5 1/4. That money had to come from somewhere! Stupido Alex. So we do. Well, fa lavorare, no? Mr. Bachelor's degree, how about you get a job? I paid a lot of money for that fancy degree of yours. Doesn't have to be today, but by the end of the week, you should at least have some interviews lined up. Okay, you can go. Alex, Alex. Che brutta persona che sei. Alex, take a step back. Our mom works really hard. It's not her fault you need to get a job. Esatto. You knew this would come eventually. Esatto. Capita tutti. Mom, don't you want to work for yourself? Put that degree of yours to use? Mom did everything for us. And now we can't repay her this way. Just be nice. Play it cool. Go punch a wall or throw the panda or something. No, panda no. See how you're acting. I hate when we act this way. We didn't do this before. What happened to us? Alex in realtà è un Cartman più grande. Why did you start acting this way, man? You love your mom, and you're grateful for everything she's done. Why can't you just do a better job of showing her that? Let's do this. Next time you feel like being a first-class a-hole, don't. Sounds pretty simple to me. Just... don't be mean. Yeah, it's easy to not be a jerk. But I just want to know why you've changed. Have you changed, though? Yeah. Yeah, you've totally changed. But can you change back? You can now contribute to the family by applying for jobs at local businesses. Make your mama proud. Che senso? Ma cosa sta diventando sto gioco? Cosa sta diventando sto gioco? Assurdo. Dove posso, dove va questo posto? Ah, ok. Alex Backyard. Alla faccia del backyard. Una foresta. Ma dove è finita la mamma adesso? Ha detto che si andava a lavare, vediamo se la troviamo in giro per casa. Il bagno, non succede niente, non c'è. Compare. Compare per farsi la doccia, dai. Visit shops in Frenton to look for work. Record stop, camera shop, burger joint, pizza pasta, pizza pasta, arcade. Ok. Ok, ok. In teoria questa è già Frenton, giusto?
Però cos'è sto simbolo? PQ su R, esatto. Ci metto panda, che succede? Niente. Ma cosa ha panda in braccio? Ah sì, cosa di cartone. Corri. Ok, questo è Frankton. Boh, quasi quasi. Che ore sono? Boh, non so. 18:29. Quasi quasi lo mandiamo a lavorare al Record Stop. Andiamo a lavorare al Record Stop, ma questo la prossima settimana. Prossima settimana, perché domani la Silvia, dato che mi faccio il coso, il vaccino, giocherà il pomeriggio ad Animal Crossing. Quindi chi vuole giocare con lei può raggiungerla sulla sua isola o viceversa. Per il resto, noi ci vediamo domani mattina, non lo so, vediamo, magari posso fare una puntata più corta, una puntata un po' più corta, vedremo. Non vi prometto niente, ma in teoria ce la dovrei fare. Leggiamo un po' magari di notizie, tanto lo farei lo stesso. E magari verso le 10:30. Dipende se mi devo fare la doccia. Vabbè, comunque. Vedremo. In caso aggiorno su Telegram. Per il resto, grazie a tutti di averci seguito. Ci vediamo comunque massimo domani pomeriggio, se non la mattina, e buona serata. Grazie a tutti quelli che ci hanno fatto compagnia, grazie a cada caso, e ci vediamo domani. Ciao.